L'associazione nasce circa 7 anni fa da start-up, imprenditori del turismo, e Destination Italia e altre start-up di successo, e conoscete sicuramente, le quali pensano di creare nell'associazione un veicolo dove le start-up possano trovare i servizi, possano confrontarsi, possono fare network, possono incontrarsi più semplicemente per fare il punto della situazione sulle loro attività, su quello che comporta fare impresa in Italia nei giorni attuali, le difficoltà e soprattutto fare sistema, quindi spingere per innovare, spingere a livello amministrativo, spingere con i grandi enti per creare questa cultura di impresa. Ci stanno grandi competitor digitali nel mondo, Expedia, Booking, così via, e l'Italia manca, non ha questo riferimento forte, miliardi di fatturato. Esiste in Spagna, esiste in qualche modo in Francia, esiste in Germania, esiste negli Stati Uniti, esiste in tanti paesi, ma l'Italia, che dovrebbe essere uno dei paesi principali da questo punto di vista, la digitalizzazione ancora manca. Partendo da questa fila turistica, perché avete l'opportunità di capire come funziona. La fila turistica è abbastanza complessa, esiste un consumatore, e una volta esistono, cioè esiste l'agenzia di viaggio, il tuo operator, il tuo operatore straniero che compra dal tuo operatore locale, che a sua volta compra dal tuo operatore locale e che poi rivende al turista. Si sono nel tempo inseriti dei nuovi soggetti che sono gli agenti online travel agency che hanno disintermediato, e quello che è successo rapidamente è che è un po' una linea del pazzino adesso, cioè esiste un mondo del B2C, un mondo tecnologico veloce dove dentro ci sono player come Booking, Airbnb, Lastminute.com, esistono i GDS che sono fondamentalmente dei grossi, diciamo, piattaforme di distribuzione, e adesso dico pazzita perché cosa succede? Che in alcuni mercati le travel agent non vanno più dai tour operator a comprare, ma vanno direttamente dall'hotel locale. I turisti non vanno più né dal travel agent né dal tour operator, ma vanno su online per fare il loro viaggio. Quindi è in corso un forte cambiamento, e quindi per riuscire a introdurre cosa fanno le nostre startup, abbiamo un po' individuato i 4 maggiori filoni di innovazione del travel. Da un lato abbiamo il mondo delle agenzie. Le agenzie di viaggio sono quelli che sono morte, che sono che c'è poco business. In realtà vedremo tra poco che non è proprio così, e che il digitale in qualche modo può aiutarli a cambiare e a stare al posto per i clienti, proprio attraverso una customer journey di digital, e non solo offline, e non passiva ma proattiva, quindi andarsi ad acquisire il cliente e seguirlo. Parliamo di experience provider, c'è l'esplosione del mondo dei servizi agilari, tutto quello che è storytelling, esperienze, servizi di destinazione, e quindi come si può differenziare, come si può creare un'offerta differenziante proprio grazie ai servizi agilari, quindi non vendere esclusivamente l'hotel o il volo, ma vendere un'esperienza. Parliamo di nuovi modelli di relazione con il digital, se parliamo di property manager, che ormai è il 30% del mercato, quindi non il classico recettivo, ma l'extraterriero. L'extraterriero è quello che in qualche modo fa un po' da pusher di nuove soluzioni tecnologiche, perché non ha un concierge, quindi si stanno affacciando al panorama nazionale ma internazionale. In Italia in questo ha una serie di prodotti interessanti, proprio soluzioni di digital concierge. Abbiamo poi altre tecnologie molto interessanti, dalla realtà aumentata, che viene sempre più utilizzata sia per esempio nel ricettivo per far visitare l'albergo prima con un viaggio virtuale. Se parliamo di chatbot, parliamo anche qui di uno strumento per poter avere interazione con i guest e riuscire quindi a fare strategie di upselling verso i propri clienti. C'è anche la blockchain. Abbiamo finalmente le prime startup italiane che sono quelle di blockchain anche nel settore del travel. E qui si vede che il 34% dei turisti prenotano solo di persone, il
facciata, qualcuno ha iniziato a ragionarci su, qualcuno ha iniziato a vedere che fatturava in maniera diversa, che è classico in realtà, quindi inizia testa, prova, cambia. E quindi il nuovo trend sicuramente è più startup che hanno un modello o B2B o B2B2C, ovvero acquisiscono clienti finali tramite canali business. Le scuole formano studenti, danno sicuramente gli strumenti, ma non insegnano le best practice per diventare startup. Noi ci troviamo spesso dei giovani veramente dotati, numerici, strutturati, bravi, con metodo, ma che non hanno la minima idea di come occuparsi di quella che si chiama execution, cioè di come poi mettere a terra praticamente il progetto, perché non l'hanno mai minimamente toccato. La parola è sull'agenzia, in Italia l'agenzia che costruisce un codice che dà la nostra dell'economia e forza tutto il coordinamento, il controllo dell'amministrazione economico. Tra le varie realtà che svolgiamo, quella da cui siamo più conosciuti e siamo anche qui oggi, di vari incentivi alla creazione e allo sviluppo d'impresa, in particolare del principale strumento a sostegno delle startup innovative che è stato testato. Da questa diapositiva possiamo vedere che l'Italia ha un portafoglio di agevolazioni che è molto ampio, sia per quanto riguarda la taglia di investimento, e su questo volevo rispondere anche a casa, magari possiamo trovare dei punti di contatto con alcuni dei nostri strumenti. Quindi partiamo da strumenti che finanziano l'autoimpiego, quindi di poche decine di migliaia di euro, fino a strumenti che vanno oltre i 20 milioni di euro come contratti di sviluppo. Così come valutiamo sia l'idea, quindi il pre-seed, sia appunto le piani di impresa presentati da corporate, da gruppi industriali o anche in particolare per il settore del turismo, sono quasi tutti i nostri strumenti sono applicabili, in particolare appunto Smart Start è un strumento studiato per le startup innovative, finanzia fino a 1,5 milioni, per sfruttare c'è una parte di fondo perduto, vedevo tra i grafici di cari che in Italia manca, però la risposta è semplice perché noi fondamentalmente non facciamo niente, quindi immagino sia questo il motivo, i nostri strumenti sono quasi tutti. Però un debito che si va lentamente nel tempo e che ha un grande vantaggio, quindi essere a tasso zero, molto spesso senza garanzie, soprattutto che non diminuisce i capitali. Come funziona il meccanismo? Lanciamo delle sfide nazionali, selezioniamo, normalmente riceviamo circa 100 domande, 100 progetti innovativi per ogni sfida che abbiamo lanciato. Nelle sfide selezioniamo 20 ogni volta, li mettiamo invitiamo ad un evento di accelerazione che dura mediamente 2 giorni, ci sono dei tutor e dei mentor che aiutano a validare il modello di business e poi questi team si preparano al pitch. La giuria prende i migliori dell'impresa con 10.000 euro da spendere per lo sviluppo del progetto. L'impresa normalmente accede anche ad altre fonti finanziarie in quanto acquisisce visibilità, entra in contatto con tutto il mondo di fatto imprese, di digitale, quindi con i nostri acceleratori partner, con i colleghi che si occupano delle singole misure agevolative, quindi ci sono evidenti vantaggi.